C'è un deficit di ascolto anche nelle famiglie, nelle istituzioni, nella Chiesa anche, e quindi dobbiamo tutti rieducarci ad ascoltare, che significa guardare con amore, guardare con gli occhi, ma anche guardare e ascoltare con il cuore. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale che ha offerto questo spazio per le attività caritative che, ripeto, sono sottolineate innanzitutto dall'ascolto delle persone. I giovani hanno bisogno di essere guardati, e a volte la violenza è un modo per attestare una presenza, ovviamente in maniera negativa, distruttiva, non è questa la strada, ma dobbiamo avvertire una responsabilità in questo senso.